Quando incominciate a lavorare con l'elettronica non c'è niente di meglio che un bel alimentatore da banco. Quindi oggi vedremo insieme come ho realizzato un compattissimo alimentatore variabile da banco DIY che offre la possibilità di regolare la tensione, la corrente e dispone di diversi ingressi e di uscite per poterlo utilizzare nella maniera più versatile possibile. Detto questo, iniziamo col vedere che cosa ci serve per realizzarlo. Prima di tutto ci servirà un trasformatore da 220 volt che ci calcola 12 volt in alternata, io ne ho scelto uno da 5 A, un modulo buck boost converter come questo che è lo ZK4KX, due connettori XT60 femmina, un connettore XT60 maschio, un morsetto a vite THT, tre connettori banana rossi, tre connettori banana neri, un portafusibile da pannello, un fusibile da 5 A, un jack DC femmina, un commutatore elettrico bipolare, una femmina IEC C14, quindi praticamente il connettore dell'alternata tipico, con interruttore bipolare, un integrato punte di diodi, quindi un punte di diodi già fatto, insomma. Due condensatori da 2200 microfarad, una scatola di rilevazione da 110 mm per 150 mm per 70 mm e una ventola di raffreddamento 80x80 oppure 60x60, dipende da quella che trovate. Primo step è il design e la progettazione. Non so se è strettamente necessario questo step, però io vi consiglio davvero tanto di avere questo approccio, ovvero disegnare prima tutto in CAD con Fusion 360, SolidWorks, ma anche su penna, diciamo su carta. No, su penna no. Ma anche su carta un disegno di quello che dovrà essere il progetto finale, in modo tale da rendervi conto che scatola di rilevazione vi servirà o cosa. Io ho progettato su Fusion 360 e appunto in questo modo potevo essere sicuro che tutto sarebbe entrato in questa scatola di derivazione e diciamo si annullano un sacco di inutili ripensamenti. Ovviamente il file di Fusion 360 lo trovate in descrizione. Dopo aver fatto questo dovrete preparare la scatola di derivazione, che vuol dire che dopo aver progettato e quindi dopo che vi siete resi conto che tutto può entrare nella scatola di derivazione dovete iniziare a torturare la scatola, quindi dovete fare fori, intagli e tutto quello che può servire per ospitare le componenti all'interno. Come prima cosa dovrete far saltare i piedini interni della scatola di derivazione, infatti la scatola di derivazione, tutte le scatole, hanno all'interno dei piedini che fungono da binari per delle viti per poter attaccarci magari dei trasformatori quando si fanno gli impianti a LED o cose del genere, ma in questo caso, visto che ho scelto la scatola di derivazione più piccola possibile perché volevo uscisse abbastanza compatto l'alimentazione, ho dovuto far saltare i piedini, quindi con una tronchese e una pinza fateli saltare, poi magari con un taglierino potete togliere i residui in modo tale che esce, diciamo, un fondo liscio. Il secondo passaggio è quello di fare un intaglio per il modulo buck boost converter con tutto il suo display. Per fare questo io ho usato un tagliere un trapanino, quindi possiamo dire un Dremel, che più che tagliare la plastica l'ha praticamente sciolta, date appunto le elevate velocità del Dremel. Se avete la possibilità di farlo con un taglierino, nonostante ci voglia più pazienza, fatelo con quello perché sicuramente uscirà un lavoro migliore, più pulito. Girando la scatola, proprio dietro il modulo buck boost converter, dovrete fare un intaglio per il connettore IEC C14, ovvero quello dell'alternata, con il suo pulsante bipolare. Io ho trovato questo modulo, diciamo, in un negozio locale che ha pure l'interruttore bipolare, quindi non ho dovuto neanche aggiungerlo. Ovviamente per inserire quello stesso modo del buck boost converter, o col taglierino oppure con il Dremel. Ritornate sul lato del buck boost converter e fate i fori per i due connettori XT60 maschio e femmina, poi il terminale, diciamo, a morsetto, quindi i morsetti a due, un morsetto bipolare di quello delle mille fori, diciamo THT, e per i connettori a banana rosso e nero. Infine, per la ventola sulla parte superiore dovrete stampare un template che ovviamente vi lascio nel link di Instructables all'articolo. Stampate il template, appiccicatelo sul coperchio e iniziate a forare con il trapano in modo tale che si crei un pattern di fori distribuito e soprattutto che consenta un airflow migliore. Ovviamente per avere uno scambio d'aria dovete fare dei fori, anche io l'ho fatto nella parte superiore sotto il buck boost converter, ma anche ai lati del trasformatore. Infine, sempre nel file vi lascio dei piedini da stampare in 3D, se avete una stampante in 3D, che vi permettono di sollevare un po' l'alimentatore in modo tale da poter usarlo in maniera molto più agevole. Passiamo ora ai collegamenti elettrici. Dovrete fare i collegamenti elettrici che sono in questa immagine, in realtà non c'è niente di molto complicato, però vediamo insieme che cosa sono fatti. Quindi, preparato tutto lo spazio per le componenti,
Non le fissate ancora perché è meglio fare i collegamenti, secondo me, fuori dalla scatola di derivazione. Quindi ripercorriamo quelli che sono i collegamenti. Dal connettore dell'alternata entriamo direttamente nell'avvolgimento primario del trasformatore. E ovviamente colleghiamo il ground, quindi la terra, al metallo del trasformatore per una questione di sicurezza. I due avvolgimenti della 12V, perché il mio era un trasformatore a tre avvolgimenti, uno centrale e due secondari, i due secondari li ho collegati in parallelo in modo tale che avessi sempre una 12V ma con la possibilità di erogare il doppio della corrente, quindi nel mio caso 5A. Poi questa 12V alternata è collegata prima di tutto in parallelo a due connettori in banana rossi, a due connettori banana rossi e non rosso e nero, perché così distingo l'alternata dalla continua, in modo tale da avere anche sulla parte posteriore degli spinotti per l'alternata, che probabilmente non mi serviranno mai, ma perché non averli. Poi dal parallelo di questi connettori a banana entriamo nel ponte di diodi integrato. Potete scegliere un qualsiasi ponte di diodi integrato, l'importante è che supporti, insomma, quella corrente e quella tensione. Una volta uscita dal ponte di diodi, la corrente sarà raddrizzata, però non continua, perché le semionde, tra virgolette, negative saranno state trasformate in semionde positive. Quindi in questo caso avremo una corrente raddrizzata ma non ancora continua. Per avere una corrente continua, quindi per raddrizzare la corrente alternata, dobbiamo aggiungere dei condensatori che immagazzinano la tensione, se così si può dire, e livellano, tra virgolette, questa corrente non continua. Se avete un oscilloscopio digitale, potrete fare le cose ancora meglio, perché avrete la possibilità di vedere se due condensatori bastano o comunque se quel valore dei condensatori bastano. Ovviamente i condensatori sceglieteli abbastanza grossi per poter fare questo lavoro. Io ne ho scelti due da 2200 microfarad e soprattutto scegliete anche una tensione che sia adatta. I miei sono da 50V, quindi molto di più di 12, quindi non avranno mai problemi. Con questi due fili della continua, quindi rosso e nero, entriamo in un commutatore, in una delle due posizioni, non quella centrale del commutatore, in modo tale che io col commutatore bipolare a due posizioni possa decidere come alimentare il modulo buck boost converter. Infatti io posso decidere se alimentarlo con un jack DC oppure con un connettore XT60 femmina. Dall'altra parte del commutatore bipolare a due posizioni c'è ovviamente l'entrata del trasformatore, di tutto quello che dell'alimentatore, diciamo, a 12V che abbiamo creato fino ad ora. Ora, questi fili centrali, positivo e negativo, che possono arrivare dal trasformatore oppure dagli ingressi delle batterie o alimentatore di computer o qualsiasi cosa che ci vogliamo attaccare agli XT60 o al modulo DC jack, passano il negativo tranquillamente fino all'ingresso del modulo buck boost converter, mentre il positivo lo interrompo in un porta fusibile che contiene un fusibile appunto da 5A, perché il modulo buck boost converter supporta massimo 5A. Quindi io ci metto un fusibile che si brucia lui, invece di far bruciare il modulo, se dovesse accidentalmente passare più corrente, anche se comunque il modulo è protetto digitalmente da un sacco di integrati e sensori. All'uscita poi del modulo buck boost converter sono collegate tutte le uscite, quindi abbiamo un'uscita a banana, rosso e nero, poi abbiamo un'uscita a morsetto, molto di quelli delle mille fori, perché non si sa mai, può sempre servire, e poi un XT60 femmina e un XT60 maschio. Capiti i collegamenti elettrici, serve farli, e ci sono degli accorgimenti per fare i collegamenti elettrici. Diciamo che in linea di massima vi basta un saldatore, delle guaine termorestringenti e, se volete, della colla a caldo, ma più che altro la colla a caldo per fissare gli XT60 e il jack e comunque le altre componenti che non sono propriamente da pannello. Ovviamente tutto è collegato in parallelo, quindi sono partito da un filo sull'XT60 e l'ho portato poi al positivo del morsetto, poi al banana, connettore banana rosso, e poi sono entrato, diciamo, con questo filo nell'uscita del buck boost converter. Stessa cosa per il nero, in modo tale da non avere una matassa di fili, ma avere solo un filo che poi entrasse nel buck boost converter. Poi ho effettuato, vabbè, i collegamenti sul trasformatore, e ho fatto i collegamenti sul commutatore, che sono molto, diciamo, sono forse quelli più difficili, perché il commutatore ha i pin molto stretti l'uno all'altro. Ovviamente sul commutatore soprattutto, ma anche su tutte le componenti, ho stretto tutto in una guaina termorestringente perché fosse tutto isolato, perché essendo pieno di buchi sia per la ventola sia per le uscite
dell'aria, se entrasse qualcosa di metallico combinerebbe un pasticcio. Invece con le guaine termorestringenti non succede assolutamente niente, perché appunto è tutto isolato, anche perché essendo molto stretto capita che dentro delle componenti tipo il ponte di diodi, le armature dei condensatori, gli XT60, i banana, si toccano l'uno con le altre, ma ovviamente con le guaine termorestringenti tutto è ben isolato. Poi magari anche per l'alta tensione potete usare anche una sopra l'altra, oppure delle guaine termorestringenti un po' più spesse se vi preoccupate degli archi elettrici, ma stiamo parlando comunque di tensioni bassissime per fare un arco elettrico. Poi condensatori in parallelo, ponte di diodi e tutto quello che ho detto prima. La ventola, poi l'ho collegata invece il positivo all'entrata del fusibile, quindi non è protetta la ventola dal fusibile, perché non volevo che si sommasse la corrente della ventola alle correnti che scorrono nel fusibile. E poi il negativo della ventola all'entrata del buck boost converter negativa. E avete finito. Questo è come ho creato un alimentatore variabile estremamente versatile, che può essere utile in un sacco di situazioni, offrendo un sacco di ingressi, un sacco di uscite, anche l'alternata a 12 volt, ma soprattutto che è sicuro, è protetto, è raffreddato da una ventola sempre attiva, ha dei sensori di temperatura, di corrente d'entrata, modalità di corrente costante, tensione costante, quindi davvero un bel giocattolino, insomma, che vi potrà essere sicuramente utile se siete degli amanti dell'elettronica.